Buonasera a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo video. Perché ragazzi? Ebbene, perché? Perché oggi è Natale. Oddio, perlomeno non oggi perché sto registrando, ovviamente oggi è 21, però insomma, facciamo finta che oggi è Natale perché ovviamente questo video verrà pubblicato il 25 dicembre, il giorno di Natale. Perché ragazzi? Allora, perché quest'anno non sono riuscita a fare alcun tipo di video che fosse appunto uno speciale per Natale e sinceramente di questa cosa un po' mi è dispiaciuto, però purtroppo per cause di forza maggiore non sono riuscita a preparare nulla e quindi comunque in qualche modo ci tenevo ovviamente a farmi i miei più sinceri auguri di buon Natale. So che ci sono molte persone che oggigiorno non pensano più a questa festa in maniera gioiosa, in maniera felice. Molte persone, ragazzi, purtroppo hanno perso, alcuni totalmente, altri non del tutto, ma comunque hanno perso un pochettino appunto quello che dovrebbe essere lo spirito del Natale. Vuoi un po' perché diversi credono che sia comunque una festa molto ipocrita e da certi punti di vista forse potrei anche essere un pochettino d'accordo, perché ovviamente ragazzi, magari ci sono famiglie, parenti che non si possono vedere durante l'anno, anche se magari non in maniera completamente diretta, e poi ovviamente durante il periodo natalizio si comportano come se nulla fosse. Quindi da questo punto di vista posso essere d'accordo. Molte altre persone non lo sentono più semplicemente perché non lo sentono più, ragazzi. Purtroppo non c'è più appunto quel sentimento che si provava una volta per il Natale, perché principalmente purtroppo la società ovviamente è cambiata, il mondo è andato avanti, le persone sono cambiate e quindi principalmente anche io credo che sia diventata più che altro una festa consumistica. Chiaramente in cui bisogna principalmente spendere, quindi quello, ragazzi, quando si pensa a Natale si pensa a quello di solito, si pensa al fatto che si debba spendere diversi soldi per fare i regali ovviamente a chi c'è più vicino. Ci sono persone che fanno regali magari anche a conoscenti, a persone che non sono proprio direttamente imparentate, quindi volano via a fior di soldi. Per fortuna che molti ragazzi prendono la tredicesima, quindi quello sicuramente. Però a parte tutto, a parte gli scherzi, sì, quello che ho notato io negli ultimi anni, alla mia veneranda età, è che si è perso lo spirito natalizio. Non c'è più quell'atmosfera che c'era una volta, quando comunque si pensava al Natale come a una gioiosa occasione per stare tutti insieme. Anche perché, ragazzi, prima comunque non c'era il benessere che abbiamo oggi. Molte persone, perlomeno, magari meno persone ce l'avevano, ma molte più persone magari non avevano tutta quella disponibilità economica che invece molti di noi oggi hanno, e quindi più che altro vedevano il Natale come una buona occasione per riunirsi con la propria famiglia e quindi comunque condividere una giornata di spensieratezza, una giornata di festa, una giornata di religione, anche perché ovviamente è religioso, ma era principalmente, ragazzi, un buon motivo per stare appunto tutti insieme, condividere tanti bei momenti di gioco e anche di, insomma, condividere momenti in tavola, ovviamente. Quindi molti approfittavano del Natale per potersi godere un buon pasto abbondante, cosa che magari non potevano permettersi durante l'anno. Quindi c'era proprio un'atmosfera diversa, ragazzi. Almeno questo credo. Comunque le cose sono cambiate anche da quando ero piccola io, che comunque ho detto veneranda età, ma non ho tutti questi anni, in effetti. Ma a me sembra di parlare come se fossi una vecchia tipo di 80 anni, ricordando i vecchi tempi quando io ero giovane. È veramente incredibile come il mondo stia cambiando velocemente e andando avanti velocemente. E vi dirò che questa è una cosa che comunque mi dispiace molto, nel senso mi dispiace il fatto che molte persone abbiano perso lo spirito natalizio e vedano nel Natale una festa completamente inutile. Io posso capire dal punto di vista religioso, perché neanche io, ragazzi, sono religiosa, io non credo in nulla, quindi non guardo al Natale come una festa legata alla religione, ma guardo al Natale, ragazzi, come appunto una buona occasione per passare una giornata comunque diversa, una giornata di festa appunto, assieme comunque ai miei cari. Ed è triste che molte persone questo non lo vedano più. Non so perché appunto si sia perso così tanto lo spirito del Natale, se
vuoi appunto un po' perché il mondo è cambiato, la società è cambiata, ragazzi, quindi sono cambiati i punti di vista, sono cambiate le prospettive di vita, sono cambiate veramente tante cose. E di questa cosa, ripeto, mi dispiace molto. Mi piacerebbe che appunto un pochettino si recuperasse quell'atmosfera natalizia come c'era una volta, insomma, si recuperasse quello spirito del Natale come un qualcosa da poter condividere con le persone a cui si vuole bene. Mi piacerebbe che appunto si tornasse a vedere il Natale come un momento di condivisione, ecco, un momento di condivisione e non di regali, quindi non parlo di cose materiali, ma di momenti, di tempo, ragazzi, perché sicuramente, e di questo sono assolutamente convinta, il regalo più bello che si possa fare alle altre persone è il proprio tempo, perché il tempo è una cosa che non ci viene sicuramente restituita. Dedicare tempo ad altre persone, ripeto, penso sia il regalo più bello che si possa fare, quindi è così che si dovrebbe vedere il Natale: dedicare tempo e momenti, anche sia solo per una giornata, in maniera un pochettino più accorata, in maniera un pochettino più affettuosa alle persone a cui si vuole bene. Quindi ripeto, non parlo di condivisione di cibo, in quel caso magari anche sì, non parlo di condivisione di regali, di beni materiali, ma di tempo, quindi di una giornata da dedicare solo ed unicamente a noi stessi con le persone a cui vogliamo bene. Mi piace vederlo così il Natale. Vi dirò, sicuramente anche io, ragazzi, ho perso un pochettino fiducia in questa festa, ma forse perché col passare degli anni ho perso un pochettino di fiducia nell'essere umano, ma spero che quel briciolo di fiducia che ancora mi rimane non vada perso mai, questo sicuramente. Spero che tante altre persone, spero che tanti di voi, ragazzi, possano passare davvero una bella giornata all'insegna della spensieratezza magari, e comunque dell'affetto. E niente, io volevo solo farvi gli auguri di Natale, poi come al solito mi ritrovo a condividere con voi i miei pensieri. Forse è anche per questo che ho voluto fare questo video, perché volevo ovviamente parlare di questa cosa con voi, perché so che comunque avrò una risposta da parte vostra, e ci tengo ovviamente a sapere come voi vivete attualmente il Natale, come lo vedete, come lo sentite. Quindi niente, ragazzi, questo video termina qui e ne approfitto di nuovo per farvi veramente con tutto il cuore i miei più sinceri auguri di buon Natale. Spero che tutti voi possiate passarlo circondati dalle persone a cui volete bene, che vi vogliono bene, e che possiate passarlo nel modo più spensierato possibile. Tanti auguri, ragazzi.